Bentornati alla nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Oggi faremo un piatto di carne, che a me piace tanto, sia in questa versione che nella versione alla brace. L'agnello. L'agnello oggi lo faremo sotto forma di bracioline, panato e fritto. Quindi andiamo agli ingredienti, che sono dell'olio da friggere, a vostra scelta, girasole, arachidi, se volete anche olio extravergine, piuttosto costoso, un po' più pesante, però se volete va benissimo. Pan grattato, sale, bracioline di agnello, io le ho già condite con gli odori che sono timo, salvia e aglio e un po' di prezzemolo. Uova e farina. Ed ora andiamo alla preparazione. Allora, ci scaldiamo leggermente l'olio, ma non troppo, lo teniamo basso, perché poi vi spiegherò come vanno fritte. Andiamo a panare le bracioline. Quindi partiamo dalle uova. Ok, mettiamo un po' di sale. Ricordatevi di salare sempre l'uovo quando dovete sbatterlo. Rompe l'albumina e si sbattono meglio. Ok, ora andiamo a panare l'agnello. Quindi, come le panature classiche, farina, uovo e pane. Facciamo così, così vedete meglio. Ok. Ovviamente l'agnello in questo caso deve essere un agnello giovane, non troppo adulto. Di un peso dai 7 ai 9 kg al massimo, consigliabile ovviamente, poi se vi piacciono i gusti più forti prendete un agnello più adulto, però ecco, sappiate che poi il sapore risulterà un po' più pesante, un po' più forte, e anche la tenerezza. Ecco qua. Le abbiamo panate. Ora l'olio l'ho acceso, dicevo, l'ho messo basso perché una cotoletta praticamente non ha l'osso ed è più sottile, quindi la cottura è più facile, anche se la temperatura dell'olio fosse un po' alta si cuocerebbe comunque, a parte che raramente è di agnello, è di vitellone o vitello o pollo, quindi comunque sia è sottile. In questo caso ha un osso, quindi la parte vicina all'osso tende a rimanere un po' più cruda, quindi una temperatura troppo alta ci cuocerebbe troppo fuori e ci lascerebbe troppo crudo dentro. È vero che troppo cotta non va bene anche dentro, però ecco, massimo dovrebbe essere rosino dentro. Quindi una temperatura di frittura del bracione d'agnello deve essere abbastanza bassa, non che non frigga, perché comunque deve friggere, però nel mio caso, se avete un'induzione, in questo caso da me va da 1 a 9 e io la terrò a 6, poi casomai l'aumenterò, però secondo me a 6 già è sufficiente, meglio che ci metto un minuto in più a friggerle piuttosto che bruciarle.
Quando le mettete in olio, ovviamente l'olio tende a calare di temperatura, quindi gli darò un punto in più e poi casomai lo riabbasserò. In questo caso frigge abbastanza lievemente, quindi la temperatura comunque, che sarà intorno ai 170-180, arriverà comunque anche al cuore, senza bruciare la parte esterna. Dopo, se vi piace più cotto o meno cotto, quello a vostro gusto, però ecco, diciamo il principio di base è quello. Poi in cucina ognuno ha i suoi gusti, soprattutto nella propria cucina ognuno fa quello che vuole. Ok, le bracciole sono pronte, la doratura è quella che volevamo, andiamo a toglierle dall'olio, sempre delicatamente. Ecco qua, abbassiamo la temperatura dell'olio e andiamo all'impiattamento. Finiamo con un po' di sale e il piatto è pronto. Braccioline d'agnello fritte e noi ci vediamo alla prossima puntata.